Sei alla ricerca di spiagge bellissime e poco affollate in Calabria? Allora sei nel posto giusto. Dopo aver conosciuto la famosa Costa degli Dei e la meravigliosa Costa Viola, oggi ti porto alla scoperta della meno nota Costa degli Aranci. La Costa degli Aranci si estende per oltre 70 km, abbraccia le acque cristalline del Golfo di Squillace sul versante ionico e siamo nella provincia di Catanzaro. Lungo tutta la costa si trova una particolare abbondanza di alberi di arancio, ecco spiegato il nome. In questo video vedremo nello specifico due località. Soverato, città famosa per il suo prodotto tipico esportato in tutto il mondo, il peperoncino di Soverato, anche noto come diavolicchio. E successivamente scopriremo la meravigliosa spiaggia di Caminia, una destinazione da sogno per gli amanti dello snorkeling. Buongiorno ragazzi, bentornati in Calabria. Anche quest'anno vi porto alla scoperta di una costa stupenda della Calabria. Adesso mi trovo a Soverato, la perla dello Ionio, e sto andando a visitare la Baia dell'Ippocampo, questa spiaggia gigante, stupenda. Vedo tutto il lungomare con le palme, quindi figo, magari dopo ci facciamo una camminata, ma prima andiamo a esplorare il mare. Allora, intanto questa spiaggia è stata riconosciuta bandiera blu per diversi anni e inoltre in questa baia è stato istituito un parco marino regionale per tutelare due specie di cavallucci marini che vivono qui. Ecco spiegato il nome Baia dell'Ippocampo. Ora, ho letto che i cavallucci marini vivono sul fondale a diversi metri di profondità, quindi è difficile vederli. Però io maschera e boccaglio me li metto, sia mai che sia fortunato. Cavallucci purtroppo non ne abbiamo visti, ci speravo, ma niente, abbiamo visto un animale che sembrava tipo un Batman, lo chiamerei Batman, adesso cerco che cos'era, ve lo scrivo qui. Va bene, adesso continuiamo il giro sulla Costa degli Aranci, ma prima ci andiamo a fare uno spuntino calabrese. Guardate quanti sfiziosi ingredienti calabresi da aggiungere, e indovinate cosa sceglie mia mamma? Crudo, mozzarella e rucola, questa roba qua. La delusione negli occhi di mio padre è spietata. Lui invece, davvero professionista, ha persino annotato la lista per non dimenticare nulla. Passate della sila col pomodoro fresco. Ma sempre nello stesso panino. Dopo questo delizioso paninazzo siamo quasi pronti per lasciare Soverato. Quasi, ho detto. Prima di lasciare Soverato devo riprovarci. Decido infatti di avventurarmi alla ricerca dei cavallucci marini un po' più avanti, dove l'acqua è cristallina e piena di pesci. Piena di pesci, sì, ma ahimè, anche stavolta niente cavallucci. Fuori dall'acqua però ci attendono altri animali inaspettati. Ragazzi, stavamo andando via e qua sulla spiaggia sono arrivati tre piccoli cinghiali. Sono troppo carini, non ne ho mai visti di così piccoli. Loro sono carini, il fatto che si avvicinano nelle spiagge non è tanto carino perché vengono a cercare il cibo dai rifiuti lasciati dagli esseri umani. Benvenuti a Caminia, siamo qui tra Copanello e Pietra Grande. Mi hanno detto che anche queste due località hanno delle spiagge meravigliose tra le rocce, quindi se avete più tempo visitate anche queste. Caminia, pensate, è stata eletta tra le spiagge più belle d'Italia nel 2019, e volevo venirci perché oltre a vedere la spiaggia, che è molto bella, si trova la grotta di San Gregorio, che è facilmente raggiungibile a nuoto, quindi volevo andare un po' a esplorare questa grotta che è anche legata ad una leggenda.
La grotta poi continua ancora, solo che è buio, quindi non ci vado. E la leggenda dice che dentro questa grotta qui, all'interno di una cassa, sono state trovate le reliquie di San Gregorio. Per questo si chiama così. Comunque, davvero bello. Qui assolutamente meraviglioso, una quantità di pesci assurda, granchi, ho visto due murene, un polipo che era enorme, mai visto un polipo così grosso in acqua in vita mia. Quindi assolutamente consigliata questa spiaggia per gli amanti dello snorkeling, e poi assolutamente consigliata questa spiaggia ai ragazzi, è pieno di ragazzi che giocano a beach, calcio, bocce, racchettoni, altri sport strani, comunque figo, 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 bella spiaggia, bella spiaggia. E allora scrivimi nei commenti, conoscevi già queste spiagge, le visiterai? Fammi sapere un po' che cosa ne pensi. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un bel like, iscriviti al canale qualora non l'avessi ancora fatto e clicca sullo schermo uno di questi video. Continua a esplorare la meravigliosa Calabria oppure lasciati ispirare per un altro viaggio.